trovati per una nuova puntata di Basket News dal portale streambasket.com. Partiamo con la Lega Basket, seconda sconfitta consecutiva per la Pasta Reggia Caserta nei quattro match, le ultime quattro gare dove Caserta deve realizzare una vittoria per poter conquistare la salvezza. Con tutta tranquillità naturalmente, a far cadere la squadra di Sandro Dell'Agnello al Palamaggiò nell'anticipo delle ore 12 di domenica scorsa è stata la Sidigas Avellino, dunque derby agli Irpini che hanno rivendicato la figuraccia del 23 dicembre rimediata sul parquet del Pala del Mauro e naturalmente hanno incamerato altri due punti in classifica che consolidano la terza posizione in classifica in vista dei playoff. Dunque Sidigas Avellino che è certificata tra le squadre più forti del campionato. 82-87 il punteggio finale, è stata una gara dove nei primi due quarti ha dominato nettamente la squadra irpina, poi c'è stato un po' come è successo al Paladino con Caserta che è rientrata più potentemente, dunque poi nel finale ci sono state due potenze di Green e di Ragland che hanno regalato i due punti alla squadra di Pino Sacripanti. Sono stati i due migliori in campo. Per i casertani, da sottolineare senza dubbio la prova di Dario Hunt, 21 rimbalzi e 10 punti realizzati, dunque è stato davvero devastante sotto le planche. 82-87 il punteggio finale, come vi avevo poc'anzi detto, ma comunque Caserta non si deve perdere d'animo, rimangono due gare, una sul parquet di Brindisi, è nel Brindisi squadra molto forte ma si presume spenta in quanto con la sconfitta di domenica scorsa probabilmente ha dato addio alle chance di poter agganciare la zona playoff Caserta invece è carica per poter cercare questa vittoria, questi due punti fondamentali per poter rimanere in Lega Basket. Chiaramente Caserta avrà poi l'ultimo gettone da giocarsi, l'ultima chance sul parquet in casa per l'ultima gara di campionato con la Dolomiti Energia Trento. Chiaramente per il match di domenica adesso andiamo ad ascoltare come di consueto l'assistant coach della Pasta Reggia Caserta, Giacomo Baioli. Giacomo Baioli, purtroppo con Avellino non è riuscito il bel colpo del match di andata, diciamo alla vigilia di Natale. I casertani fecero un gran bel Natale, questa volta non è successo il miracolo. Questa volta è una squadra abbastanza diversa, una squadra che ha un vissuto rispetto a quella, perché su quella situazione lì noi fummo bravi a reagire, a riprendere la partita in mano, ma loro avevano appena innestato quelli che oggi di fatto sono i giocatori che gli innescano e gli cambiano tutte le loro giocate dal punto di vista offensivo, che sono Green e Ragland. Tra l'altro Green ha fatto una delle migliori partite da quando è rientrato in Italia sicuramente, accompagnato da Ragland che ha fatto invece una grande partita. Avversario di altissimo livello, di tanto talento, tanta profondità, che secondo me veramente può andarsi a giocare lo scudetto insieme ad altre due o tre squadre. Credo che onestamente non abbiano fatto il massimo, pur avendo un approccio ovviamente non adeguato alla gara, questa di brava a rientrare, ci è mancata assolutamente un po' di lucidità e di gestione dei ritmi nel momento in cui abbiamo messo la testa avanti e dovevamo continuare a incrementare il divario per portare a casa la vittoria. Ok, perché Downs lascia la testa a casa in queste ultime partite? No, non è che lascia la testa a casa. Downs è un giocatore che ha fatto un campionato eccellente, ha avuto dei picchi di altissima qualità e grande intensità, forse probabilmente tanti minuti sulle spalle, tante responsabilità sulle spalle, e onestamente due avversari di altissimo livello probabilmente gli hanno pregiudicato due giornate storte, ma sono convinto, anche perché ho visto il ragazzo molto molto tranquillo, che sicuramente ritornerà, cioè farà di tutto per ritornare a essere il Downs che abbiamo apprezzato nell'anno di Caserta. Ok, adesso si va a Brindisi e poi c'è Trento, parliamo prima di Brindisi, va? Ma Brindisi è una squadra
abbastanza profonda, con tanti muscoli e tanta energia dal punto di vista difensivo, soprattutto nelle partite casalinghe. Hanno regole molto chiare e hanno un sistema molto molto solido. È una squadra che ha avuto delle traversie, ha avuto delle problematiche all'interno della stagione e questo probabilmente ha un po' giudicato il loro risultato finale, magari non adeguato alle attese, però è un campo difficile, terribile, contro una squadra che, ripeto, ha muscoli, fisicità e anche qualità per vincere le partite. Diciamo, queste caratteristiche sono state il pilastro fondamentale per aver relegato Milano a 50 punti in tutta la gara. Sicuramente, nel senso, Milano è stato io penso che sia sempre, considero queste cose sempre una, come dire, grande merito per chi ottiene il risultato. Quindi ha giocato una partita veramente veramente al limite della perfezione e ha sostanzialmente dominato la partita contro una Milano che sicuramente in questo momento qui sta preparando la corsa, il rush finale dei playoff, però sinceramente grandi meriti a Brindisi perché ha fatto veramente una partita eccellente. Ok, come si è allenata la squadra della Juve Caserta? Sembrerà ripetitivo dirlo, sembra mettere sempre lo stesso disco, ma la squadra si allena bene, la squadra si allena con piglio, con intensità, riesce a resettare al martedì, si presenta con voglia di fare. Il problema è che ovviamente questa vittoria che dobbiamo andare a prendere è vitale e la squadra non vede l'ora di ottenerla sostanzialmente. Ok Giacomo, senti, azzardiamo un pronostico, facciamo il nome secondo te della squadra retrocessa quest'anno. No, è troppo difficile in questo momento qui, troppo difficile in questo momento qui perché c'è uno scontro diretto che sfugge a ogni pronostico. C'è un'ultima giornata dove c'è un altro scontro diretto e comunque c'è una squadra come noi che deve e cercherà in tutte le maniere di trovare gli ultimi due punti utili per salvarsi. Onestamente è veramente, veramente difficile. Io credo che domenica sera sarà, diciamo, un po' più chiaro il quadro della situazione, sicuramente, anche perché domenica sera sarà passato lo scontro diretto tra Bologna e Torino, però in questo momento qui è veramente, non mi sento di dire una squadra rispetto a un'altra. Quindi non sai nemmeno qual è più forte e qual è più debole, se vogliamo fare una... Forte, sicuramente la più forte è Torino, questo fuori un po' di dubbio, ha un roster che secondo me se andasse a giocarsi i playoff impensierisce parecchie squadre, con alcune sarebbe anche in grado di fare lo sgambetto. Onestamente tre giocatori come White, Yenga e Dyson sono tre giocatori fuori categoria per questo livello, parlo del livello della salvezza, intorno c'è un corpus di italiani molto molto maturo e è pronto a diverse battaglie, hanno preso giocatori come Golding che è un giocatore che in Italia, in Europa si è visto poco, però è un giocatore molto molto interessante, molto molto utile. Onestamente Torino come qualità di roster secondo me è fuori categoria, poi bisogna giocare per via sul campo. Abbiamo ascoltato Giacomo Baioni, assistant coach della Pasta Reggio Caserta. Come vi dicevo, ha sottolineato questa quadratura della squadra allenata da Bucchi. A proposito di Bucchi, con tutta probabilità a fine campionato ci sarà l'addio del coach bolognese sulla panchina dell'Enel Brindisi e, udite udite, con tutta probabilità un papabile che siederà destinato a sedersi sulla panchina della formazione, il presidente Nando Marino, sarà con tutta probabilità Enzo Esposito, il casertano Enzo Esposito che dovrebbe essere in uscita da Pistoia. Questa è una notizia di ultima ora, chiaramente presa con le molle, perché poi chiaramente fino all'ultimo minuto ci possono essere anche colpi a sorpresa. Dunque, come dicevamo, Brindisi prossimo avversario, Brindisi squadra da battere, la squadra casertana è carica mentalmente, anche se chiaramente nelle ultime gare ha dimostrato proprio nel finale dei match di perdere un po' l'orientamento, di perdere la bussola e dunque di perdere la gara. Rimanendo con la Juve Caserta, adesso andiamo ad ascoltare Francesco Miraglia con la sua rubrica Bianconeri sotto la lente.
campionato della Pastareggio a Caserta riserverà emozioni e purtroppo sofferenze fino alla fine. Neanche il derby contro Avellino ha portato buone notizie alla truppa di Dell'Agnello, ancora una sconfitta in casa, ormai da tempo che il pubblico del Palamaggiore non riesce più a vedere la Pastareggio vincere una partita. E bisogna rimandare ancora alla partita di Brindisi e dalla successiva gara interna contro Trento la speranza di vedere finalmente questi due punti che possono essere utili per la salvezza e scongiurare una clamorosa retrocessione bis. Ormai sembra chiaro che a contendersi l'ultima piazza, quella che deciderà chi retrocederà in Lega 2, siano rimaste Caserta, Bologna e Torino. Bologna-Torino sarà lo scontro diretto della 29ª giornata, grandissima attenzione su questa partita, ma ovviamente la nostra massima attenzione sarà riposta invece sulla partita in terra pugliese. L'Enel Brindisi, che avrà ancora da giocarsi i due punti perché ha ancora una minima chance di poter arrivare ad un ottavo posto e sicuramente trattandosi anche di un vero derby contro Caserta, contro la squadra che storicamente non è proprio in gran simpatia anche al pubblico locale, l'Enel Brindisi, dicevamo, si giocherà sicuramente la vittoria. Per Dell'Agnello e i suoi sarà un'altra partita molto dura, purtroppo andare avanti da settimane con soli 7 giocatori nelle rotazioni è una cosa che non facilita in partita, non aiuta in partita, dove la squadra ovviamente tende a calare nel finale e dopo cominciare sempre le partite in chiave ridotta, ma soprattutto non facilita in allenamento, dove con tutto il supporto dato anche da Lyndon Johnson durante la settimana non si riesce mai a ricreare il vero clima da partita e questo poi lo vediamo la domenica. Contro Avellino c'era stata grande speranza, la bomba del sorpasso di Cinciarini a 3 minuti dalla fine. Poi Ragland ha preso in mano il comando delle operazioni ed Avellino con un break di 12-0 ha chiuso la questione a suo favore. L'Enel Brindisi è formazione sicuramente inferiore a quella di Avellino, è una squadra che ha avuto mille problematiche durante l'anno di assenze, di infortuni, di cambiamenti, però come dicevamo non sarà semplice. Bisognerà dare il massimo, Siva dovrà giocare una gran partita, Downs dovrà tornare a essere quello delle giocate migliori, Cinciarini dovrà avere percentuali buone, e magari riusciremo a rivedere ancora Ante e soprattutto Jones su altissimi livelli come è capitato nelle ultime settimane. La speranza qui a Caserta è che finalmente si possa arrivare ad una vittoria e si possa arrivare a festeggiare una benedetta salvezza. Da Caserta passiamo ad Avellino. Dicevamo della bella vittoria sul campo casertano 82-87 davanti a circa 300 tifosi biancoverdi. La squadra di Pino Sacripanti ha fatto ancora risultato, dunque la Campania verrà diciamo egregiamente rappresentata in questi playoff dalla Sidigas Avellino. Chiaramente da campano non posso che essere contento per diciamo, questo traguardo raggiunto dalla Sidigas Avellino. E appunto per la Sidigas Avellino, che giocherà in casa contro la Betaland Capo d'Orlando, allenata da un altro casertano, da Gennaro Di Carlo, ascoltiamo l'intervista a Pino Sacripanti. Questa settimana lamentiamo una settimana particolarmente. Così, non dico difficile perché non è la parola giusta, però con qualche acciacco, con qualche problema. Ragland non si è ancora allenato da quando abbiamo iniziato la settimana e la stessa cosa è per Riccardo Cervi che ieri ha fatto un pochino ma si è dovuto fermare. Questo valorizza ancora di più la scelta che abbiamo fatto nel prendere Taylor. Stare con noi nell'allenarsi e ha incominciato un po' a vedere i giochi d'attacco, a capire qualche cosa a livello difensivo ed è stata una buona assicurazione per il discorso degli allenamenti e per l'intensità che tenevo. Io mi sono dato una regola mia. Ecco, io non voglio sentire parlare, non voglio discutere di questo discorso qua, perché poi se diciamo che Sassa è la più forte di tutti, la prendiamo, partiamo già battuti, allora
che sfiga, abbiamo preso quella che ci batte. Ecco, se ne prendiamo una che invece pensiamo che sia la più abbordabile, allora, beh, allora è già fatto, siamo già in semifinale. Ecco, tanto visto che noi non siamo padroni del nostro destino, ma cerchiamo di fare in maniera professionale e sportiva il miglior risultato sempre, noi giochiamo, cerchiamo di vincere, quella che arriverà la affronteremo partendo da zero e come vada vada. Poi è giusto che tifosi, giornalisti ne parlino perché è giusto parlarne, però io credo che quello che più ci aiuta noi a livello mentale è non avere questo pensiero. Sassari in questo momento ha vinto Reggio Emilia, è la più forte di tutti. Boh, sì, se ha vinto probabilmente sì, però Pistoia ha vinto prima, magari comincerà a vincere dopo. Trento è una squadra che è arrivata a un millimetro andare alle finali di Coppa, quindi una squadra molto molto solida. Noi sappiamo bene la fatica che abbiamo fatto nel batterla nel quarto di finale scusate, nella semifinale della Coppa Italia. Quindi vediamo. Ecco, io penso che la cosa più importante, questo era motivo di chiacchiere, di discussione con un mio collega proprio ieri sera, un collega non cestistico, sul fatto che noi dobbiamo concentrarci solamente su noi stessi. Dunque Pino Sacripanti sprona chiaramente i suoi a fare sempre bene, chiaramente a conquistare la vittoria, perché alle spalle comunque ci sta sempre Cremona che potrebbe premere e dunque tornare alla vittoria, anche perché Cremona comunque viene da due sconfitte consecutive, diciamo, è in una fase calante visto che anche Vitali è stato operato, dunque manca sia Vitali che Cusin e diciamo formazione rimaneggiata quella cremonese. E comunque rimanendo in Lega Basket, adesso guardiamo il punto sulla Lega Basket curato dal nostro corrispondente d'Avellino, Francesco Izzo. Nell'anticipo delle 20:30 del sabato sera va di scena al Pallaradi di Cremona la partita tra Lavanoli e Lope Job Metis Varese. Nel primo quarto Cremona si porta avanti di 8 lunghezze, salvo poi essere recuperata nel secondo periodo di gioco e il risultato dice appunto 41 pari. Al rientro degli spogliatoi Varese parte forte e si ritrova sotto di una lunghezza al termine del terzo periodo di gioco. Nell'ultimo quarto, però, grazie anche alle prodezze di Brandon Davis e Chris Wright, Varese riesce ad agguantare un'importantissima vittoria in chiave playoff, con il punteggio finale che dice 70-79. Per Cremona non bastano i 16 punti di Washington e i 18 di Turner, mentre a sottolineare le prove di Brandon Davis e Kuskis, entrambi con 17 punti. Nell'anticipo di mezzogiorno al Palamaggiova di scena in derby tra la Pastareggio a Caserta e la Sidigas Avellino. Avellino parte fortissimo nel primo tempo sul 51 a 37 a favore dei biancoverdi. Al rientro degli spogliatoi però sembra esserci il remake della partita d'andata, dove Caserta recupera incredibilmente con un parziale di 24 a 7 il risultato. Difatti il punteggio dice 61 a 58 a favore dei bianconeri. Nel quarto periodo di gioco, però, grazie anche alle giocate di Joe Ragland e Martin Lunen, la Sidigas Avellino riesce ad agguantare la vittoria finale sul punteggio di 92 a 87. Per Caserta non basta l'incredibile prova di Bobby Jones con 27 punti e 10 rimbalzi e di Peyton Siva con 19 punti e 4 assist. Per Avellino invece sottolineare i 24 punti di Joe Ragland con 6 assist e i 19 di James Lallery. Al Palafantozzi la discesa la partita della Betalant Capodorlando da Dolomiti Energia a Trentino. Primo tempo equilibratissimo con le squadre che si portano sul 38-37. Al rientro dei spogliatoi però Capodorlando prova un allungo decisivo portandosi addirittura sul più 9 a 10 minuti dalla fine. L'Aquila Basket però lotta sotto le plance e grazie a Davide Pascolo e Diego Flaccaduri riesce a vincere questa partita proprio negli ultimi secondi sul punteggio di 82 a 81.
per Capitan Orlando non bastano i 16 punti di Zoltan Per e i 15 di Vlado Iliescu. Da sottolineare invece i 16 punti di Pascolo e i 17 di Diego Flaccatore. La maglietta al Torino ospita nel Brindisi tra le mura amiche del Pallaruffini. Il primo tempo è tutto a favore dei padroni di casa, dove addirittura lo score dice 52-38. Al rientro agli spogliatoi però la partita diviene più equilibrata, convinti che prova ad accorciare le distanze. Nell'ultimo quarto i pugliesi si fanno sotto, grazie anche ai 7 punti di Soko e i 6 di Bex, però questi non riescono ad evitare la sconfitta finale sull'83-75. Difatti un ottimo giorno in Dyson che in 6 minuti piazza 14 punti portano a importantissima vittoria in chiave salvezza. Da sottolineare le prove di Dyson Banks con 25 punti da una parte e di Jerome Dyson con 29 dall'altra. L'acqua vita Serena Cantù ospita la Virtus Bologna, partita a senso unico sin dal primo minuto di gioco. Difatti Cantù è avanti di ben 21 lunghezze di vantaggio già al termine del primo tempo. In uscita degli spogliatoi la Virtus prova a recuperare, ma questo tentativo risulta vano grazie anche alle giocate di Abbas e Jojo Johnson. Per Cantù quindi vittoria che si chiude con largo anticipo nel quarto quarto di giornale di 89-73. Per Lugunelli non bastano i 16 punti di Andre Collins. Per Cantù ottime prestazioni di Abbas con 22 e di Mirsky con 17. L'Emporio Armani Milano ospita la Consulting West Peterlo. Il match inizia a favore degli ospiti, difatti incredibilmente si trovano su più 5 al termine della serena del primo tempo di gioco. L'Olimpia Milano però non demorde e recupera il match sul punteggio di 61-58. Nell'ultimo quarto una bellissima prestazione di Austin Day con 12 punti e uno straordinario 3-3 dal campo riesce a tenere a galla la Consulting West Pesaro sino all'ultimo minuto di gioco. Qui però l'Olimpia Milano riesce ad agguantare la vittoria finale sul punteggio di 82-78. Per Pesaro non bastano dunque i 32 punti di Austin Day e i 13 di Sheffield. Per Milano invece sottolineare le prove del duo Simon e Battista che chiudono con 22 e 20 punti. Al Pala BG di Reggio Emilia discende la partita della Glissimon e la Banco di Sardegna Sassari nel posticipo serale di domenica sera. Primo tempo che si conclude a favore degli ospiti sul 46-52. La Glissimon Reggio Emilia prova un recupero grazie anche alle giocate di Aradori e Veremenko, ma il punteggio dice sempre 70-73 a favore della squadra sassarese. Al rientro in campo nell'ultimo periodo di gioco le due squadre si battagliano con ottime percentuali dal campo da l'una e l'altra parte. Infatti il duo Radori e Polonara provano a recuperare la partita, ma grazie alle prodezze di Joe Alexander e Roksicevic la Dinamo Sassari riesce ad agguantare la vittoria finale sul punteggio di 102-98. Per Reggio Emilia non bastano i 25 punti di Pietro Aradori e i 17 di Veremenko. Dall'altra parte invece lo straordinario David Luca che si chiude con 37 punti. Nel posticipo di lunedì sera va di scena la partita tra Lomana e Venezia e la Giorgio Gis Group Pistoia. Partita equilibratissima sin dal primo tempo. Difatti il punteggio dice 39-34 fuori dell'Umana Rai e Venezia. Nel terzo periodo di gioco però Pistoia prova a ritornare in gara. Negli ultimi 10 minuti risultano fondamentali i punti e le triple di Tonut e Mike Green che riescono a portare la vittoria in Laguna. La partita quindi determina sul risultato di 74-68. Per Pistoia non bastano i 16 punti di Alex Kirk e Ariel Firloy, mentre sottolineare le prove di Stefano Tonut con 16 punti e Jeff Jackson con 15. E come di consueto, dopo aver visto la rubrica curata da Francesco Izzo, il punto sulla Lega Basket riferito al weekend precedente, adesso guardiamo la classifica e il prossimo turno, sempre di Lega Basket.
dalla Lega Basket passiamo alla Lega 2, gironi Est e girone Ovest. Nel girone Est la dinamica Mantova non è più sola al comando, la DeLonghi Treviso è andata a violare il campo del Treviglio per un sol punto, 69-70, è stata una bella gara vissuta fino agli ultimissimi secondi e chiaramente chiusa in favore della squadra trevigiana. La dinamica Mantova invece è caduta in trasferta e dunque sono entrambe a 42 punti. Per il girone Ovest invece cadono entrambe le capoliste, Givova Scafati e la Orsi Tortona, cadono rispettivamente a Roma contro la CEA per 72-57, brutta sconfitta quella patita dagli uomini di coach Perdichizzi, mentre l'Orsi Tortona viene sconfitta a sorpresa sul campo della MPC Rieti con il punteggio di 81-78. È stata una gara dominata dalla Tortona, però poi alla fine è uscito, gli ultimi minuti sono stati tutti di marca reatina e dunque davvero un bel successo quello della squadra di Rieti, che chiaramente ha battuto una delle grandi del proprio girone. E chiaramente sempre per la Lega 2, adesso guardiamo la top 10 dello scorso turno dei due gironi. Amici, accelera, cerca l'avvicinamento, altro taglio backdoor di Hart che va a schiacciare. Frattempo c'è la schiacciata di Zick Armut. Il blocco di Daniel che spinge Guarino, l'errore, Daniel prende il rimbalzo, va a schiacciare. Taglio di Casini che riceve. Poi backdoor di Masciadri, triangolo storico con Molinaro che va a schiacciare. 10 secondi per chiudere questa azione, vuole il blocco di Chillo. Tampone, fuori per Spatti, 4 secondi, consegna il pallone a Marino, deve tirare da 3, un po' forzata. E questi sono i tiri di Tommaso Marino. Palla a Ferrara, contropiede 3 contro 1, c'è Udanu! Sì! Udanu! Dentro per Logan! Sbaglia, il rimbalzo di Smith, Deloci, soprannumero Ravenna, Deloci con il per Smith! Che va a inchiodare la gran schiacciata! 69-67, Moretti per Fabi che va da 2 sotto, pallone quasi perso la power, invece no, Negri dall'angolo, il canestro della vittoria, incredibile al palo Pacchetti, all'ultimo secondo Treviso vince, incredibile, all'ultimo secondo, come la legge del basket vuole, Treviso vince. Certo, però c'è bisogno per entrambe le squadre di trovare la quadra per arrivare a fine partita. Si attacca al ferro Brooks. Spizzichini perde la maniglia del palleggio e dall'altra parte Benetti va a concludere un ottimo terzo tempo. No, Sariolo che allunga per Allegro poi. La schiacciata di Brekkitz. E tanto spettacolo, Renzi prova a spaccare il canestro. La Ferguson. Ora Jazz.
non c'è proprio. Si alza, continua a andare lontanissimo, allo scadere realizza. Roderick, cambio difensivo su di lui, ancora per Trasolini, penetrazione, assist, schiacciata, spettacolo al Palanicocino. Massimo vantaggio per Romegna. Adesso Ferguson fa perdere anche un brutto pallone. Adesso Galloway alza per Smith che inchioda la schiacciata in area hoop. Prima la sbaglia questa volta, rimbalzo di Spizzichini per Roderick che ha già versato la mazza, la palla è arrivata in un attimo e tutti e cinque i giocatori hanno partecipato all'azione, difesa e attacco, spettacolo al palo di Consiglio. Il suo bancio, ma c'è poi il rimbalzo di Martin che poi va fino in fondo con una mano, la super schiacciata che fa impazzire di gioia di tifosi della Fortitudo Davide. Ci sono momenti in cui Kevin Martin prende la palla e fa quello che vuole, l'abbiamo visto molte volte, una giocata che ripete spesso e vuole dire nelle ultime giocate, una giocata che entra sempre nella top 10 della Lega Nazionale Pallacanestro. Rimanendo in Lega 2, chiaramente da Agropoli, il capo ufficio stampa Antonio Vuolo ci ha inviato queste due interviste a coach Paternoster e a Spizzichini. Coach, la chiave di lettura per la partita contro Tortona, una squadra che ha fatto un signore campionato come l'Agropoli, che vanta ad oggi la miglior difesa ed in casa ha perso solo due partite. Sì, forse la seconda miglior difesa, però sicuramente stiamo parlando di una squadra solida, una squadra che fa sicuramente un bel basket, una squadra composta da giocatori esperti, giocatori tecnicamente molto forti, quindi hanno perso solo due volte in casa, hanno il record insieme a Siena, vinte e perse in casa, quindi tutto ciò già dimostra la grande difficoltà che affronteremo sabato sera. Ciò non vuol dire che non proveremo a vincere la gara, anzi sono convinto che faremo di tutto appunto per vincerla. Sicuramente dico, forse loro potranno avere un attimino un po' più di pressione giocando in casa ed essendo sempre tra virgolette costretti a vincere per provare ad arrivare tra le prime due. Noi invece andiamo a Tortona con la serenità di aver raggiunto un grandissimo traguardo, con la serenità che pur perdendo a Tortona chiuderemo il campionato nel massimo al quinto posto, che per noi è un grandissimo obiettivo, quindi dalla nostra avremo la nostra spensieratezza, la nostra voglia di giocare questa partita completamente a viso aperto. Ecco, una BCC che nonostante le assenze importanti, già l'abbiamo sottolineato più volte in queste settimane, di Carenza e Tavernari, arriva però in un buono stato di forma. Sì, arriviamo in un buono stato di forma, sicuramente arriviamo da tre vittorie consecutive, quindi sì, sappiamo benissimo che chi vincere aiuta a vincere, che quando vinci ti alleni sempre con più entusiasmo, quindi il gruppo dal punto di vista mentale è quasi al top, dal punto di vista fisico, escluso appunto gli infortunati, stiamo bene, quindi andiamo lì, andiamo a Tortona con la voglia di sicuramente di fare una bella gara. Grazie mille coach. Grazie a te. Stefano, analizziamo il momento della BCC Agropoli, che reduce da tre vittorie consecutive e domenica ha l'occasione, vincendo a Tortona e con la contemporanea sconfitta di Scafati, di chiudere addirittura al primo posto. Dobbiamo cercare di vincere innanzitutto, ma per posizionarci meglio, sicuramente, perché comunque poi andremo ad affrontare i playoff con una vittoria e non con una sconfitta, quindi con un atteggiamento positivo. È una partita tostissima, una squadra che comunque merita il primo posto in classifica, cercheremo di fare di tutto. Ecco, invece tu come stai? Ti abbiamo visto sempre più in forma dopo l'infortunio, domenica dopo domenica sta tornando il vero Spizzichini.
Ma manca ancora un pochettino, diciamo, di sensibilità, però diciamo, quella si acquista sul campo col tempo, un po' di pazienza, però diciamo tutto il resto delle cose cerco di metterle in campo, cioè, speriamo che continui ad essere così. Anzi, c'è stato un momento contro Latina che ha fatto un po' temere il pubblico del Pala di Concilio, quando hai preso una botta alla mano infortunata, lì siamo stati un attimino tutti quanti con il fiato sospeso. No, ho dato una botta fortissima, mi è arrivata proprio una fitta al cervello, poi fortuna è finita lì, cioè diciamo un po' la sera indolenzito, però è finito lì, va bene così. In chiave playoff, che avversario vorresti affrontare, almeno nel primo turno? Non faccio calcoli, chi c'è c'è, cioè, noi affrontiamo tutti con la stessa mentalità e è la cosa giusta, io penso soltanto adesso c'è Tortona e poi vediamo chi ci sarà. Ci comporteremo di conseguenza, insomma. Allora, in bocca al lupo per la prossima partita. Grazie per in bocca al lupo. Perfetto. Per chiudere con la Lega 2, adesso guardiamo solo le classifiche perché poi partiranno i playoff del secondo torneo italiano. Serie B sul girone C, cade in casa a sorpresa la Roma Gas & Power, la capolista Roma Gas & Power Eurobasket, cade nel derby con la Luis Roma con il punteggio di 71-76, dunque bene per gli universitari, peccato per la squadra di Bonora che viene sconfitta nell'ultima gara casalinga dell'Eurobasket Roma di questa diciamo regular season. Maddaloni invece cede di schianto sul campo dell'Empoli 80-57 e chiaramente anche per la Serie B che si giocherà stasera sabato 23 aprile alle ore 18 è l'ultimo turno prima chiaramente sia dei playoff e dei playout. Rimanendo in Serie B, adesso guardiamo la bella rubrica curata da Donatello Viggiano e Michele Scatarzi su il punto dei quattro gironi di Serie B. Davvero un bel programma, guardiamolo. Per i risultati dagli altri campi non avrebbe comunque chiuso il discorso primato già con una giornata d'anticipo, ma, come contro San Severo, ha di nuovo sofferto la sindrome da canestro da tre sull'ultima azione, abbandonando forse definitivamente il primo posto. Dopo Enzo Cena, stavolta è toccato a Simone Pepe gelare l'hangar di Montegranaro e negare il primato ad una poderosa caduta di fronte alla 13ª vittoria consecutiva della lanciatissima Pescara. Ne approfitta San Severo, che dopo Montegranaro conferma il buon feeling con le Marche, passando anche a Falconara. La chiude un canestro di Matias Di Marco a 20 secondi dalla fine dopo la bomba del meno 3 di Viccaro che costringe la Sandretto alla seconda sconfitta consecutiva e permette ai neri di riprendere la vetta che ora la squadra di Cohen potrà difendere nell'ultima gara interna della stagione contro Porto Sant'Elpidio. In quattro restano in lotta per i playoff mentre Giulianova vede la salvezza diretta e la giovanissima Moda di Bari saluta la compagnia con una giornata d'anticipo. All'inferno e ritorno, è servito un parziale da 26-7 nell'ultimo quarto, infatti alla Becheri per avere ragione di 100 e conservare il primo posto in classifica dopo essere andata anche sotto di 11 a fine terzo quarto. I biancorossi schivano così le insidie di Forlì, comoda la sua vittoria sul Livorno, e ora possono difendere sul non impossibile campo di Bottegone all'ultima giornata la pole position del girone A. Serviranno invece gli ultimi 40 minuti per sbrogliare la questione terzo posto, al momento sono in 4 a pari punti e quella legata all'ultima qualificata per i playoff con Rimini favorita.
mentre Faenza col 2-0 su Aleggio si avvantaggia momentaneamente in chiave salvezza diretta e Trecate, perdendo anche con Borgosesia, saluta la B con una sola vittoria all'attivo. Poche sorprese anche nel girone B, dove Udine, vittorioso in casa con qualche patema in più rispetto alle previsioni su Alto Sebino, potrà difendere sul campo della già retrocessa Mortara la prima posizione dagli attacchi di Orzinuovi, che vince però una partita di carattere sul parquet dell'Urania Milano, quarta della classe. Sempre nelle zone alte della classifica, Crema si aggiudica la guerra delle difese contro Bergamo, 55-49 il finale, mentre Padova chiude già con una giornata d'anticipo e l'otto delle partecipanti ai playoff, battendo in casa Desio. Mentre solo una tra Alto Sebino e Firenze eviterà i playout, è sicura di parteciparvi insieme a San Giorgio sul Legnano e Pavia anche la PMS Moncalieri, che batte Lecco ed intanto spedisce all'inferno Mortara. Ma l'acquisto di Villani è di quelli che rischiano di sparigliare non poco i discorsi salvezza che si apriranno tra un paio di settimane. C'è ancora più di qualche verdetto da emettere anche nel girone C, dove la Luis passa solo nel finale sul campo di un Eurobasket rimaneggiata e priva di Deep, Casale e Righetti e, con l'undicesima vittoria su 13 partite nel girone di ritorno, conquista una più che meritata qualificazione playoff, dove verosimilmente scatterà dalla settima posizione. Ancora da decidere però quale sarà la sua avversaria, perché Palestrina passa Scari nel finale e difende la piazza d'onore dagli attacchi di Cassino, ok a Catanzaro. Entrambe giocheranno in casa l'ultima, ma sembra più difficile l'impegno prenestino contro un Empoli ancora in cerca dei playoff rispetto a Palermo già quarta. B-Topic torna la prossima settimana con i verdetti definitivi della stagione regolare. Era questa l'ultima notizia per questo numero di Basket News. La sigla è già partita in sottofondo, il campionato sta quasi volgendo al termine, la regular season, domani si gioca la penultima giornata di campionato, poi ci sarà l'ultima che verrà spostata non nel prossimo weekend, ma verrà spostata al 4 maggio per permettere a Varese di giocarsi la finale di Eurocup. Dunque, chiaramente vi auguro un buon weekend di pallacanestro, una buona settimana lavorativa a tutti. Naturalmente ci vediamo fra 7 giorni, sempre con Basket News dal portale streambasket.com. Salute a tutti!